Per tante volte e per tanti anni ho amato senza essere corrisposto. L'ho fatto in silenzio, a distanza, nascosto nell'ombra della mia inadeguata timidezza. Ho combattuto quei sentimenti perché facevano male. Li ho ignorati, o meglio, ho cercato di farlo per buona pace della mia anima. L'amore può essere taciuto, ignorato, vivere nell'anonimato, ma ugualmente essere dichiarato. Innamorati anonimi è lo spazio sicuro per quegli amori che non hanno ancora voce, la vostra voce, ma che possono trovarla nella mia. Vorrei che questo luogo virtuale fosse il contenitore delle nostre storie inascoltate, di quelli come tante di noi che hanno paura del rifiuto o di non essere corrisposti, che vogliono esprimere il loro sentimento senza necessariamente volere niente in cambio. Non solo amore di coppia, non solo amore romantico. L'amore è amore, perché incasellarlo? Affinché la paura di amare rimanga confinata dietro mura a noi lontane e inaccessibili. Vorrei, insomma, che Innamorati Anonimi permettesse a tutti noi di esprimere le proprie emozioni con coraggio e libertà, sebbene attraverso la voce di un'altra persona, la mia. Non siamo obbligati a nascondere ciò che proviamo dentro a un cassetto o seppellirlo nel nostro più profondo essere. Anche soltanto dirlo ad alta voce ci fa sentire meglio, ci libera del peso del silenzio. L'amore va espresso, verbalizzato, gridato se necessario, perché un sentimento represso non esiste. Possiamo sentire che là fuori c'è il sole, è una bella giornata, solo se usciamo e ne sentiamo il calore sulla pelle, se ci mettiamo in gioco. Seguiamo l'amore, non abbiamo paura di fallire. Qualche volta falliremo e impareremo dai nostri fallimenti. Mai arrendersi a un'esistenza priva di amore. Se ci aspettiamo di essere completamente preparati all'amore, di raggiungere un qualche stato di assoluta perfezione prima di poterci aprire a un'esperienza amorosa, nel momento in cui lo faremo ci renderemo conto che no, non eravamo affatto preparati. Non esiste niente del genere come la perfezione in amore, ma esiste l'esperienza amorosa, che, come dice la parola stessa, ci fa sperimentare qualcosa che non conosciamo, che ci fa stare bene e ci permette di impararne tutte le sfumature, a farle nostre. Abbiamo un desiderio innato di amare, non abbiamo un desiderio innato di rifiutare l'amore, né tantomeno di nasconderlo. In ogni episodio di Innamorati Anonimi, una storia di amore, la vostra, la mia, avrà finalmente una voce, magari per la prima volta. Perché sapere che là fuori c'è qualcuno che ascoltandoci e rendendosi partecipi dei nostri sentimenti permetterà al nostro amore di prendere vita, di respirare il profumo dell'universo. E poi, se posso sognare un po', magari scopriremo che l'amore non fa poi così paura quando lascia quel confortevole e nascosto luogo che è il nostro cuore. Potete inviare le vostre storie a innamoratianonimi@gmail.com e il vostro amore, qualunque esso sia, potrà trovare una voce e diventare parte dell'universo. Tu non sei perfetto, campione. E ti tolgo dall'incertezza. La ragazza che hai conosciuto non è perfetta neanche lei. Ma la domanda è se siete o no perfetti l'uno per l'altra. È questo che conta. È questo che significa intimità.
Puoi sapere tutte le cose del mondo, ma il solo modo di scoprire questa qui è darle una possibilità.